Professore Sisinni, un gradito ritorno a Padula. Oggi è venuto ospite dei Rotary. Ecco, come l'ha trovata la Certosa? Oggi vi torno, direi, con più interesse, come chi voglia quasi prendere tutto per conservarlo nella memoria, perché sa che è un bene che ci gratifica con la sua vista e dobbiamo sempre di più impossessarcene. Io ho amato la Certosa perché ho conosciuto quando era letteralmente abbandonata. Era res nullius. I preti del seminario di Policastro ci portavano qui lunedì in albis. Era la nostra festa. Ci facevano una colazione di lusso e seduti sul prato. O vicino alle stesse tombe andavamo a consumare questo. Ecco, il suo nome è legato in modo particolare a questa Certosa quando è stato direttore generale del Ministero per i Beni Culturali. Tante opere portano la sua firma, ma qual è quella che ricorda con maggiore attenzione? Essendo direttore generale, io nutrivo i soprintendenti, i bilanci delle soprintendenze per fare i lavori. Quindi poi era il soprintendente che secondo la necessità e l'urgenza creava delle priorità. L'essenziale è che il soprintendente abbia i fondi necessari e allora la mia abilità era di trovare questi fondi e li abbiamo trovati perché abbiamo usato di tutte le leggi speciali, quelle possibili per noi, per avere dei fondi che alimentassero le risorse per la Certosa. Perché nasce questo? Io non mi faccio prete, seguo altra strada e vengo qui appena fatto direttore generale e qui vengo a mezzogiorno accompagnato da un ministro carissimo, da Mario Pedini, e nel centro proprio del grande chiostro, con lo sguardo sembra questo cimitero dei monaci, faccio il voto di tornarvi ogni 10 di agosto per celebrare l'inaugurazione di una parte della Certosa ritrovata o addirittura disseppellita, perché in parte si trattava anche di questa, a cominciare dal portone che, come sapete, era chiuso dalla strada. Il portone non era vuoto come adesso, l'abbiamo svuotato noi, abbiamo fatto opera di scavo. E questo è stato per tanti anni, credo che per 17 anni. Io abbia avuto la gioia di venire il 10 agosto, l'ultimo tempo era con De Cunzo, la Vega De Martino, che forse è stato anche il tempo più bello perché ci credevano. E qual è il tempo oggi? Me l'ha trovata? Io trovo tanta desolazione, non c'è più personale, non si conserva, non c'è più una traccia del centro di restauro che vi avevo creato con provvedimento. Noi avevamo raccolto da tutto il Cilento, ma anche dalla Lucania, avevamo raccolto le opere d'arte danneggiate dal terremoto dell'80-81 e poi dell'84 e li avevamo portati qui. E qui si era fatto un grande deposito per poter poi procedere al restauro. E ci sono venuti i restauratori, avevamo iniziato, non c'è più traccia. Lei fu molto critico in occasione della mostra sull'arte moderna, perché? È ovvio, perché fu una profanazione, semplicemente fu una profanazione. Cioè noi restauriamo un monumento che è sacro, sacro già perché è monumento, lei sa che monumento vuol dire ammonimento e ricordo, ha una doppia valenza etimologica. Monumentum è ricordo, ma d'altra parte è, quindi con la memoria è anche un ammonimento. Questa Certosa ci ammoniva a venire qui, ad ispirarci alla vita dei monaci che seguivano come modello Lancero. Noi sappiamo che i certosini di Padula avevano per modello i cherubini, i serafini, cioè gli angeli dell'amore, gli angeli della carità, gli angeli dell'intelletto, dell'intelligenza.
E quindi chi si dedicava agli studi, chi si dedicava ai lavori anche agricoli o artigianali, ma tutti dovevano lavorare. In obbedienza allora è alla buona di Benedetto da Norcia e della sua regola, ultimo legislatore dei Romani, Benedetto da Norcia. Quindi qui si viene per educare lo spirito, quantomeno per avere un respiro dell'anima. Una visita deve essere un'occasione per migliorare, non per vedere la profanazione fino alla volgarità più disgustosa. Io ho visto cose che neppure nei bassi fondi della mala gente si trova. Qui, nelle celle, perché tutto muoveva l'idea che il monaco era un maniaco sessuale e che quindi doveva, oppure che il povero uccello era morto o che era troppo attivo. Ecco, come vede il futuro della Certosa secondo lei? Il futuro noi l'avevamo sognato, basta ritornare al passato. Le tele non le ha restaurate nessuno, ci sono. Ricreare il centro restauri, perché quello è il futuro dell'Italia per una parte della responsabilità artigianale, di attività artigianale e artistica. Poi aumentare le visite, ma visite organizzate come abbiamo fatto oggi, in modo che possa durare anche, non come abbiamo fatto oggi, che possa durare anche 2 giorni, 3 giorni. Cioè fare, mettersi d'accordo con questi luoghi qui, fare dei richiami permanenti, soprattutto d'inverno, quando la Certosa soffre per mancanza di visitatori, fare venire da ogni dove, dall'estero, perché la Certosa non c'è più. Serra San Bruno è stata rifatta nel 700, Lucca è triste, questa è l'unica Certosa che è rimasta e che si dispiega in una epifania di grazie, è questa. E le grazie vanno soltanto accolte, perché si viene qui e si va in Arcadia Ego.